Pace ad ognuno di voi e anche oggi vi voglio salutare in modo affettuoso, pregando che Dio possa aiutarci in questa giornata, in questo giorno, mentre continuiamo ad affidarci a Lui con tutto il nostro cuore. Siamo ancora in una fase di emergenza, una certa criticità. E noi vogliamo continuare, fratelli, a restare sereni, tranquilli, pazienti, in attesa che il Signore possa intervenire, liberare la nostra nazione, l'umanità, da questo momento davvero tribolato e così via. Dobbiamo ancora restare così, in queste condizioni, per altre settimane. E certo, non è per niente semplice, non è per niente facile, ma che Dio possa aiutarci mentre noi continuiamo a gettare il nostro peso su di Lui. Voglio leggere con voi un brano della parola del Signore stamattina, con la preghiera che questa parola possa sostenerci, incoraggiarci, fortificarci. Abbiamo tutti bisogno di una parola da parte di Dio. Nel primo libro dei Re, al capitolo 17, leggo dal primo verso. Elia il Tishbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: "Com'è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola." La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: "Parti di qua, vai verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Tu berrai al torrente. Io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare." Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano, e i corvi gli portavano del pane, della carne la mattina, e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto, perché non pioveva sul paese. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: "Alzati, vai ad abitare a Sarepta dei Sidoni. Io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare." Egli dunque si alzò e andò a Sarepta, e quando giunse alla porta della città c'era una donna vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: "Ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva." E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: "Portami, ti prego, anche un pezzo di pane." Lei rispose: "Com'è vero che vive il Signore, il tuo Dio, del pane non ne ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo." Elia le disse: "Non temere, vai e fai come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela. Poi ne farai per te, per tuo figlio. Infatti, così dice il Signore, Dio di Israele, la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra." Quella andò, fece come Elia le aveva detto, lei, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non si esaurì e l'olio nel vasetto non calò
secondo la parola che il Signore aveva pronunciata per bocca di Elia. Il periodo storico raccontato in questo testo non è per nulla florido. Dio ha decretato un tempo di siccità sul paese e di conseguenza ben presto ci sono stati dei disagi, disagi sociali, disagi economici. Elia, il profeta, si trova anche lui coinvolto in questo momento particolare della sua nazione e deve affidarsi totalmente nella provvidenza di Dio. Non può fare diversamente. Ha bisogno che sia il Signore a sostenerlo personalmente, individualmente, direttamente. E così fa il Signore. Il Signore lo guida, lo conduce presso il torrente Cherit e lì miracolosamente e puntualmente, attraverso la strumentalità di corvi, egli ogni mattina e ogni sera faceva arrivare del pane, della carne, ed Elia poteva bere presso il torrente. Ma succede, a motivo della mancanza di pioggia, che quel torrente si asciuga. E ora? Ora cosa bisogna fare? Sembrava che la situazione fosse tranquilla, ma ora, prossimo passo, e adesso? E il Signore continua a prendere cura di Elia, dando però delle indicazioni sorprendenti. Lo chiede di alzarsi, di spostarsi, di andare a Sarepta, di cercare una vedova. In seguito si scopre che questa vedova si trovava anche lei in difficoltà. È strano. Il Signore gli manda in una condizione, in una situazione poco probabile che potesse funzionare. Ma nonostante la estrema povertà di questa donna, in questa circostanza Dio fa qualcosa per lei, fa qualcosa anche per il profeta. Sì, questa donna dichiara: ho solo un pugno di farina in un vaso, un po' di farina, un po' d'olio, no, non potrei neanche prepararti qualcosa, pur volendo. Quello che sto facendo è cucinare l'ultima volta per me e per mio figlio. Stiamo aspettando la morte, morire. Ma questa donna, nonostante la sua situazione, condivide quel poco che ha con Elia e poi Dio fa qualcosa di straordinario. Si è creato un gruppo, cioè si è formato ora una piccola comunità, la vedova, il figlio e Elia. Elia che rimane presso la sua abitazione per un periodo di tempo e durante tutto questo periodo, come abbiamo letto, il Signore non ha permesso che la farina nel vaso si esaurisse, ha garantito una scorta continua di farina, ha garantito un flusso costante d'olio. Dio ha preso cura di quella piccola comunità, quel piccolo gruppo che si è formato. Da nulla Dio ha fatto qualcosa di grande. Non so quanti di voi
possono trovarsi in questo momento particolare, in circostanze simili, momenti in cui le nostre prospettive dal punto di vista umano non sono tra le migliori, le risorse sono poche. Ma stamattina vogliamo credere nell'Iddio di Elia, che è anche il nostro Dio, che egli possa manifestarsi in questo tempo anche al nostro favore. Noi abbiamo bisogno che sia lui a sostenerci fino al momento che lui pronuncerà la fine, affinché la sua parola pronunci quando tutto questo finirà, proprio come la siccità è iniziata con la parola di Dio e sarebbe finito quel periodo quando Dio avrebbe pronunciato poi ancora una parola, finché Dio vuole, questo momento continuerà. Ma noi stamattina vogliamo dire, Signore, noi siamo il popolo della parola. Siamo il popolo che ci aggrappiamo e ci fidiamo della Scrittura. E umilmente ti chiediamo, sostienici in tutto questo periodo. Come hai fatto per Elia? Come hai fatto per la vedova? Fai anche tu questo per noi. E noi aspetteremo e preghiamo, avendo ancora comunione con te, finché tu pronuncerai la fine. Ma nel frattempo, Signore, provvedi, provvedi per ognuno di noi. Vogliamo pregare. Padre Celeste, grazie per la tua parola. E in momenti particolari della nostra vita, la tua parola assume una prospettiva diversa, ci parla in maniera diversa. Fa che stamattina ancora la tua parola abbia qualcosa da dirci, come lo abbiamo ricevuta, che sia per noi un sostegno, un aiuto, uno sprono, che possa alimentare la nostra fede e fiducia in te. E ti preghiamo affinché questa parola letta possa realizzarsi in questo tempo anche per noi, per le nostre famiglie, per le nostre case. Ci affidiamo a te, prego per ogni fratello, ogni sorella, chiunque si trova in difficoltà. Signore, manda i corvi. Signore, sostienici con farina, con olio. Prendi cura di noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Pace a voi e vi do appuntamento al prossimo video messaggio.